Dal macramè alla tecnica wire all'oreficeria i passi sono brevissimi perché si tratta di tecniche artistiche che hanno molto a che vedere l'una con l'altra, anche se ad una prima occhiata potrebbe sembrare di no. In particolare per quella che oggi noi chiamiamo tecnica wire c'è un legame fortissimo con il macramè. Ma perché? Perché si parla di intrecci, quindi c'è un'influenza reciproca soprattutto del macramè verso la tecnica wire. Dunque, perché questa lunga premessa? Perché oggi faremo una collana in PVC, se avete capito bene, useremo quel tubettino in PVC che è facile reperire nei ferramenta, colorifici, fai da te, eccetera, ed una serie di materiali che peraltro trovate tutti negli stessi negozi, e faremo una collana, vi dicevo, molto semplice, ma che si presta come al solito a tante variazioni, e poi vi dico anche quali. E intanto vi faccio vedere questo tutorial che prevede un pizzico di macramè. Ecco il tubicino in PVC che trovate molto facilmente in tutti i fai da te, colorifici e negozi di questo tipo. Ce ne sono di varie dimensioni, questa non è particolarmente larga, non ha un grande diametro, mi sembra adatta per una collana. Tagliatene dai 40 ai 50 cm circa di lunghezza, cioè la lunghezza di un choker, di un collier girocollo. Potete usare tranquillamente una taglierina. Poi, per l'anima interna di metallo da inserire, io consiglio del filo di acciaio, che è più sicuro, non arrugginisce. Questo è un po' sottile per la verità, ce ne vorrebbe uno perlomeno di 0,8 mm, però insomma io userò questo di mia, che avevo già in dotazione. Fate ad una estremità del filo, già misurato nella lunghezza, un anello brisé, cioè un anello con due, massimo tre giri di filo, così sappiate e saprete che non si può aprire. Fate in modo che il taglio dell'anello si rivolga verso l'interno del tubicino e che quindi non graffi la pelle o tiri i vestiti, i tessuti, eccetera. Lo faccio passare all'interno del tubicino e lo faccio andare dall'altra parte. Quando arriva dall'altra parte, anche l'altra estremità viene lavorata per fare un anello brisé che sia sufficientemente grande per non entrare e perdersi all'interno del tubo, e sempre con il taglio rivolto verso l'interno del tubetto. Dopodiché prenderò la conteria e quello che manca, cioè qui potete vedere un dettaglio di come finiscono, di come sono i terminali. Prenderò degli anellini, nel mio caso sempre di acciaio, e un moschettone. In questo modo potrò completare la collana ed avere la base per fare quello che voglio, perché questa è una base universale e tra un po' capiremo il motivo. Utilizzo anche del filo di canapa, è un filo di canapa biologico, non mi chiedete perché abbia comprato del filo biologico, ma mi piaceva l'idea che fosse così. Ho tagliato 10 sezioni di circa 2 metri di filo e le ho utilizzate in questo modo. Ho piegato a metà ogni sezione, dopodiché l'ho ripiegata a metà ed ho formato una asoletta, diciamo così, che ho sovrapposto al tubicino. L'ho sovrapposta in modo da poter fare passare da questa asoletta i quattro fili, come ora vi posso mostrare. In questo modo sovrappongo la metà della metà dei fili in questo modo e faccio passare tutti e quattro i fili dall'altro lato. Questo va ripetuto ovviamente per 10 volte, cioè la quantità di fili di cui siete in possesso, e vanno distribuiti questi nodi su tutta la lunghezza. Per il momento non importa che distanza l'uno dall'altro. Nota bene: una volta fatti tutti i nodi, potete tagliare il fondo di ciascun rango e quindi rendere singoli tutti i fili, ok?
ok? Si parte sempre da sinistra. Da sinistra si va verso destra facendo una serie di nodi. Sono nodi costruiti per file. Quindi questa che stiamo facendo è la prima fila. Prendete sempre in considerazione gli ultimi due fili del primo rango e i primi del secondo rango. E si continua così fino alla decima fila, in questo caso gli ultimi due fili del rango precedente ed i primi del rango che segue. Prendiamo quindi i due fili che sono più esterni, li accostiamo, li dobbiamo semplicemente accostare l'uno all'altro come sto facendo in questo momento. Poi prendiamo il filo di destra, quello più prossimo al filo esterno, e lo sovrapponiamo ai due fili centrali che costituiscono il corpo centrale. In questo modo lascio un po' di spazio per una piccola asola. A questo punto trattengo questi tre fili, prendo il filo più prossimo al filo estremo di sinistra, lo porto sopra, ecco qui che sistemo tutto perché ogni tanto qualcuno scappa, lo porto sopra il filo di destra, poi lo faccio andare sotto a tutti e tre i fili e lo faccio entrare da sotto a sopra nell'asoletta iniziale, vedete? Sfila da questa parte. In questo modo, questa è la prima metà del nodo. Prendo le estremità e tiro leggermente. Ora dobbiamo fare la seconda metà del nodo, quella che lo renderà fermo, stabile. Tengo sempre due fili centrali in quella posizione, questa volta parto però da sinistra. Prendo il filo che sta a sinistra, lo metto sopra i due fili centrali. Prendo il filo che sta a destra, lo porto sopra il filo di sinistra, lo faccio andare sotto tutti i fili e lo faccio sfilare dall'asola di sinistra, in questo modo. E poi piano piano tiro le estremità in modo da arrivare a chiudere questo nodo. Vedete, piano piano si può sistemare ancora un pochino. E poi il nodo si chiude definitivamente. Ora lo rifarò una seconda volta con una vista migliore, non per tediarvi, ma perché è importante capire, perché poi alla fine la base è questo nodo, che va sempre ripetuto per tutte le file. Quindi lo rifacciamo, se volete saltate questo passaggio, ma lo rifacciamo. Allora prendiamo i due fili estremi dei due ranghi più prossimi. Passiamo il filo di destra, quello il penultimo, quello che sta accanto al filo più esterno, lo passiamo sopra ai fili centrali, dopodiché prendo il penultimo, quello più prossimo al filo di sinistra, lo passo sopra al filo di destra, sotto a tutti i fili e da sotto a sopra lo faccio passare, sfilare all'interno della prima asoletta e tiro leggermente. I fili centrali rimangono sempre lì, sono quelli che non lavorano. E ora faccio l'altra metà del nodo. Prendo il filo che è rimasto a sinistra, lo porto sui fili centrali, poi prendo il filo di destra, lo porto sopra il filo di sinistra, lo faccio andare sotto a tutti i fili e da sotto a sopra lo faccio entrare nell'asola di sinistra. Questa manovra permette di chiudere il nodo tirando le estremità della corda in questo modo. Continuo in questo modo fino a fare tutti i nodi che portano al decimo rango. Noterete che ci sono fili che resteranno tra virgolette orfani, sono quelli più esterni ad ogni rango, è per quello che si forma un disegno a triangolo, mentre ci sono dei fili liberi. Questi fili liberi potranno essere decorati come si vuole. Ora, i nodi del secondo passaggio devono essere posti tra
un nodo e l'altro, cioè devono essere alternati a quelli della fila superiore. Quindi è importante sapere che vanno posizionati in mezzo ai nodi della fila superiore. Prendete, il procedimento è lo stesso, non cambia nulla. Prendete i due fili più esterni, prendete poi il filo di destra, lo ponete sopra i due fili centrali, prendete il filo di sinistra, lo fate passare sopra il filo di destra e continuate esattamente come vi ho raccontato per la prima fila. Non cambia nulla, solo che il nodo deve cadere in mezzo, ripeto, ai primi due. E adesso vi mostro il lavoro terminato. Ta-da! Vedete, viene a scalare praticamente. In questo caso, in questa collana, io ho fatto due strati, uno colorato e uno un po' meno colorato. Poi ho inserito delle perline qua e là perché mi piaceva il gusto etnico. Questa è una collana che ho sulla mia pagina Etsy Atelier Mediterraneo. E come vedete io ho anche fermato le estremità con nodi, perline, insomma ho fatto un lavoro un po' così, un po' tra virgolette indiano, diciamo in questo modo. Avete visto? Molto facile in realtà. Dunque vi dico come potete declinare appunto questa collana. Intanto l'aspetto è molto moderno, se lasciato così, col tubicino nero, potete rivestirlo con fitta pelle, pelle se volete, altro cordino, lino, grezzo, quello che vi pare, oppure lasciarlo appunto nero naturale. Allora amici, questo tanto per darvi qualche istruzione, qui trovate qualche altro tutorial, io però vi aspetto qui la prossima settimana e il venerdì, con ogni probabilità, se Dio vuole. Ciao, grazie.